ha aspettato la sua Italia, l'argento mondiale, prima di salutare la vita. Fino all'ultimo, consapevole del proprio destino, da combattente non ha mai mollato la maglia azzurra. Fino all'ultimo. Amava vivere Saranzanello in tutto quello che faceva, nello sport, da vincente, nel 2002 con quel gruppo che conquistò l'oro mondiale a Berlino. Nella vita, lottando ogni giorno e ancora di più quando il suo mondo, nel 2013, se n'è andato alla rovescia. La malattia scoperta in Azerbaigian, il trapianto, la forza nel reagire, tu portatrice di felicità, di consigli, di forza e buone azioni. La ripresa dura, ricominciare a giocare con la testa alla pallavolo, ai suoi cari, agli affetti sparsi per il mondo, contrapposti ai tantissimi controlli periodici. Volontà e coraggio, questa è sempre stata Sara, e un sorriso grande come il mondo che abbracciava tutti. Dolce Sara, la tua ultima lettera sui social dovrà servire di lezione a molti di noi. La vita è bella, hai scritto, e il tuo sogno era vivere, semplicemente continuare a vivere.